Sottotitoli e doppiaggio Carlo Fanni. Inizia il coprifuoco. I cittadini non autorizzati devono stare a casa. La tensione sale nella 230ª settimana di lockdown. Il Covid-23 ha mutato. Inizia lo scan. Termoscan normale. Uno sviluppo bruttissimo. Il virus attacca il tessuto cerebrale. Fermo! Wow, wow, sono nuovo! Fermo, fermo! Tutti gli infetti sono nei campi di quarantena. Sara. Sara, cosa succede? Dipartimento di igiene. Sara, parlami. Ho la febbre. Se apri la porta è più facile. Mrs. Grant, you have visitors. Scan termico in 3, 2, 1. Trovata anomalia. Le guardie arriveranno entro 6 ore. Non uscire di casa o sarai fucilata. So che sei lì dentro. Abbiamo sentito di Davos e il World Economic Forum. È la loro festa che si svolge nel bellissimo paese svizzero di Davos. Il loro prossimo incontro non è solo un incontro di ricchi appassionati del clima. È un'organizzazione antidemocratica che deve distruggere il tuo lavoro, rubare la tua ricchezza e il futuro dei tuoi figli. Sappiamo che il mondo cambia rapidamente. Il World Economic Forum riunisce guide con esperienze e vite diverse. Ciò dà uno spazio unico per nuove idee e nuove soluzioni. Questo è un momento storico per combattere il virus e modificare il sistema. Abbiamo una breve finestra per resettarci in un modo più sostenibile. Con il grande reset si riconosce che la tragedia umana è una sveglia. Dobbiamo reimmaginare, ricostruire, ridisegnare, rinforzare e ribilanciare il nostro mondo. È sempre stato il grande sogno globalista. Senza confini, nazionalità, senza possessioni, senza religione, senza diritti. Una grande e bella famiglia che vive felice. Il Principe Carlo, il Fondo Monetario Internazionale, l'ONU, vogliono ridisegnare e immaginare il mondo intero. Umanità, soldi e controllo. Il chiaro scopo del grande reset: toglierti la libertà e i diritti attraverso l'oppressione usata per la pandemia da Covid-19. In breve, questo promo dice che tutto il peggio del mondo, Covid, incendi, rivolte, inquinamento, povertà, sono connesse. Ma loro dicono di farle scomparire premendo solo un pulsante. Così il mondo diventerà nuovamente buono e puro, il grande reset. Common Pass è una piattaforma che colleziona le informazioni sanitarie della gente.
sia il test COVID negativo o la vaccinazione per COVID. Gestisce l'informazione e poi la usa per dimostrare il test di negatività o la vaccinazione per viaggiare, eccetera. Lui ha scaricato un codice che gli permette di uscire in strada. A Mosca, chi viaggia per più di 100 metri da casa lo deve usare. La polizia ha dei checkpoint in strada. Anche la metropolitana non ti fa entrare se prima non hai programmato il viaggio. E in viaggio, camere e checkpoint si assicurano che i viaggiatori seguono quella strada. Buongiorno, più australiani possibili devono ricevere il vaccino non appena disponibile. Il 97% della popolazione per proteggere la comunità. Se il vaccino funziona ed è sicuro, io lo darei ai volontari. Prima non li forzerei, ma poi la gente sana, senza particolari rischi, che li rifiuta, devono essere forzati dallo Stato e, secondo me, lo Stato vincerebbe alla Corte Suprema. Non hai il diritto di spargerlo. Chi non si vaccina ha una scelta, stare in quarantena, senza il diritto di circolare nella società. Non vaccinato, se il vaccino è sicurissimo. Io dico chiaramente, non hai il diritto costituzionale di mettere in pericolo il pubblico, spargendo la malattia, anche se non sei d'accordo. Devi essere vaccinato, devi indossare la maschera, non puoi lavorare. Chi non si vaccina verrà portato dal dottore e punto nel braccio. Chiedo se ad Ontario la gente sarà messa nei campi di internamento. A settembre il governo ha chiesto ai costruttori di fare campi di quarantena e isolamento in ogni parte del Canada. Questi campi di quarantena non sono solo per chi ha il COVID-19. La Nuova Zelanda è sempre stata l'esempio per come affrontare tante cose, incluso il COVID-19. Ma se ami la libertà, guarda la risposta del primo ministro Jacinda Ardern. Chiudono la gente in campi di quarantena. Chi non vuole essere testato deve restare e dopo 14 giorni non uscirà e resterà per altri 14 giorni. Quindi è un bel incentivo per far fare i test e vedere chi è pulito, altrimenti non si esce. Penso che molti faranno il test. Nel RFP si dice chiaramente che questi campi possono essere usati per tanti tipi di persone. Non solo viaggiatori. Infatti non si parla di viaggi internazionali. Sono tanti tipi di persone. Questi piani devono essere negoziati per arrestare e isolare i cittadini della nostra nazione in ogni provincia. Quindi, Premier, dove saranno costruiti questi campi? Quante persone saranno detenute? E per quale ragione si può andare in questi campi di isolamento? In che modo il World Economic Forum e l'ONU vogliono adempiere questa utopia? Questo grande reset di cui parlano? Bene, hanno bisogno del sostegno dei governi. E uno strumento che usano è lo slogan «Ricostruire meglio». Con il buon senso degli inglesi, noi riusciremo a ricostruire meglio e più forte di prima. Speriamo di poter ricostruire meglio.
Noi attueremo una visione ambiziosa per ricostruire meglio il Canada. Nei prossimi 3 anni dobbiamo lavorare molto. Dopo la crisi Covid, noi ricostruiremo meglio. Ecco perché mi sono organizzato, non per ricostruire le nostre comunità, ma con buoni investimenti per ricostruire meglio rispetto a prima. Il grande reset è il più grande pericolo per il nostro stile di vita di adesso. Il World Economic Forum fa le cose seriamente. E purtroppo i nostri politici, quando li sentite dire ricostruire meglio, lo usano in Australia. Joe Biden, questa è la frase per il reset delle nostre vite. La pandemia ci ha dato l'occasione per resettarci. Questa è la nostra possibilità per accelerare gli sforzi prepandemici, per rimaginare il sistema economico e affrontare le sfide globali, povertà, ineguaglianza e cambiamento climatico. Ricostruire meglio significa sostenere i più deboli, mentre raggiungiamo l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Nel 2016 i cosiddetti esperti del World Economic Forum hanno immaginato come potrebbe essere la vita nel 2030, pubblicando la loro utopia. Per il 2021 loro si vantano del grande reset di tutta l'economia, tutta la società e della nostra libertà individuale. E ricordatevi che questa teoria della cospirazione non è mia. Lo dicono loro. Cito: benvenuti nel 2030. Io non possiedo nulla, non ho privacy e la vita non è stata più bella. Predizione del World Economic Forum. Loro credono che il vecchio mondo, quel mondo che a me e a voi piace molto, deve essere cambiato sia che ci piaccia o no. Loro dicono che ci piacerà, ma non ne sono sicuro. Parlano di eliminare la proprietà privata, i beni ci saranno dati, quindi chi possiede le cose, chi ce le affitta, è l'elite nascosta. Questo è violento. Il World Economic Forum, assieme all'Agenda 2030 dell'ONU, trasforma completamente la nostra società mondiale, secondo l'ordine comunista o fascista. È indifferente. Con tante banche centrali che si incontrano la notte, specialmente la banca del Giappone e del Canada, attendono per vedere cosa accade nella prossima ondata di Covid-19. Tutti danno un qualche stimolo monetario. Ora discutono di un interessante argomento: le banche centrali che usano soldi digitali e credono sia più facile stimolare certe parti dell'economia. Le isole dei Caraibi e le banche centrali caraibiche con le Bahamas, credo ci siano 4 o 5 isole le cui banche centrali hanno deciso di usare i soldi digitali. Quindi i soldi digitali diventano una realtà. Il coronavirus influenza ogni cosa, inclusa una grande cosa, l'ambiente. Alcune settimane fa, alcune elite disturbate hanno unito il Covid-19 con il cambiamento climatico. Questo suggerisce che le misure usate per il Covid-19, i lockdown, il fallimento delle ditte, i coprifuoco e la polizia violenta,
devono diventare la nuova normalità per affrontare il cambiamento climatico. In Victoria dicono ciò che vedete. Le guide hanno imposto le restrizioni per Covid-19, blocchi, coprifuoco, maschere obbligatorie, chiusura dei negozi, rimanere vicini a casa, lontani dai parenti moribondi, copiando la risposta globale al Covid-19 per il cambiamento climatico, imponendo le emissioni zero. Sottotitoli e doppiaggio Carlo Fanni.